Ciambarina, 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 solo guai. La storia è una storia tra padri e figli, dove in questo caso i padri sono tre mafiosi italoamericani, che sono Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi e Fabrizio Ferracane. Gestiscono, si sono spartiti il traffico di New York, e i figli invece sono ai loro occhi tre ragazzi ribelli. In realtà sono tre ragazzi che non vogliono seguire le orme dei padri. Ma uno vuole fare la rockstar, è appena entrato in un reality americano. L'altro odia talmente il padre e si è iscritto alla New York Police Department, quindi in realtà vuole diventare un poliziotto. E il terzo è un ballerino, insegnante di danza, in una piena crisi di identità sessuale. Salvo! Salvoccio! Pan Alessandro è sempre un viaggio. Io l'ho conosciuto grazie al film Tutta un'altra vita, dove già avevo, insomma, potuto constatare la grandezza di questa persona. Carmela è nata anche grazie alla parrucca. Ecco, voglio dire che poi i personaggi nascono con tutto l'amore del team. E nel film di Alessandro Bondi c'è sempre molto questo, c'è molta coesione, molto amore per quello che si fa. Puri Appicciature. Appicciature non è il cognome, ma non ha cognome scognomato, ed è il boss. Il boss è colui che darà lezioni ai tre giovani protagonisti. Vedi là, aiuto! Giocavallo è un giovane studente della New York Police Academy. Diciamo che rispetto agli altri c'ha questa fissazione, questa quasi esaltazione per l'azione, per le armi. 1-2 secondi, clac. Il mio personaggio è Nick Di Maggio, che è un ragazzo italo-americano che sogna di diventare un rockstar. Insieme agli altri due ragazzi, a Joe e a Tony, viene spedito in Sicilia per imparare la mafia. Tony Masseria è il figlio di Vito Masseria, uno dei principali boss di New York. E lui è un ballerino, sostanzialmente vuole fare quello nella vita, vuole danzare. Il problema è che è costretto in una situazione familiare abbastanza pressante. Ma che a me che fai? Prendi appunti o se lascia traccia? Mai. Credo che Salvo Svizzero sia un mix di quello che è un po' ci ha insegnato il cinema con i film sulla mafia, quei bravi ragazzi, il padrino, lui se li ha visti tutti. E allora vorrebbe, come dire, imitare un po' questi miti del cinema americano con risultati alquanto discutibili, insomma. Rosalia è una ragazza super positiva, cresce in una famiglia mafiosa e decide di non seguire il padre. Esprime questa libertà anche con delle ali che avrà tatuate dietro la schiena. Ed è una ragazza che crede tantissimo nell'amore. Il mio personaggio è un padrino emigrato in America da tanti anni e parla quel linguaggio che adesso si chiama broccolino, che è un misto di inglese e lingua madre. Dopo un po' si scoprirà che non è il vero padre di uno dei tre ragazzi, ma se ne è occupato sin da quando è piccolo ed ha un'idea tutta sua del bene e del male, come se la linea del bene e del male per lui fosse semplicemente un po' spostata. Oggi è il mio primo giorno, per cui per oggi posso dire ancora bene. Secondo me tra 20 giorni c'avevo un'altra idea. Ma c'è uno così, è una gioia, una fortuna. Entusiasmo e professionalità, competenza, tutte cose insieme. Libertà lasciata agli attori fino a un certo punto, perché poi se ne approfitta. Lavorare con il regista Alessandro è bellissimo. Io le ho detto se mi faceva fare il ruolo di Rosalia. Lui ha detto, guarda, non so, ho fatto il provino è andato benissimo. Poi lui alla fine dice, guarda, ma io voglio che tu faccia il boss. Allora, vista la simpatia, la stima che c'ho per lui, ho accettato di fare tutto il film. I
tre protagonisti erano tre ragazzi molto giovani e mi piaceva trovare anche dei volti nuovi, non diciamo tra virgolette inflazionati, e quindi ho visto più di 180 ragazzi e penso di aver scelto le persone giuste per questi ruoli. Poi quando scrivi un film è sempre complicato poi dopo andare a trovare gli attori e trovarli perfetti per quel ruolo. È bellissima, ragazzi. Scusa un attimo. Capisci? Ho avuto l'onore di essere coniugata con Nino Frassica in questo film e io considero Carmela un rapace. È un personaggio che è nato prima in lettura, quando Alessandro mi ha proposto di giocare un'altra volta con lui in questo film che è davvero meraviglioso. E prima, insomma, ovviamente siamo partiti dal testo, questa donna molto forte, invasiva, comandante, che probabilmente è molto più spietata del marito, ma poi per una questione sociale è abituata a fare la donna, a portare il caffè, a avere cura dei figli, però lei in realtà forse è la più spietata della famiglia. E tu, Magliano! Che ci facessi tu, la figlia mia? Personaggio mio, Don Masino, è un personaggio per un attore, è la manna dal cielo, perché ti dà l'opportunità di mettere in mostra, insomma, quello che sai fare anche nella commedia e nel ruolo, diciamo, serio, perché Don Masino è un personaggio, insomma, ambiguo, sta sempre sul filo. È un bel personaggio perché poi, come dicevo prima, parlavamo prima, che insomma tutti i personaggi della sceneggiatura di questo film hanno comunque, anche se è una commedia e un film alla fine divertente, hanno tutti uno sviluppo psicologico nella loro chiusura. E Don Masino è uno di quelli che, insomma, questa psicologia del personaggio viene fuori nel rapporto con il fratellastro, con lui, il padrino, nel rapporto con sua figlia. Insomma, è un ruolo, per un attore è un bel ruolo. Dunque, io faccio Dano Beddafazza. Praticamente Dano Beddafazza è questo luogotenente del boss Don Masino, il quale è fratello del grande padrino, no? Di Don Turi. Dunque, cosa fa Tano? Tano praticamente è questo servilissimo adepto della famiglia mafiosa di Don Masino e tacitamente tra i due passa questo accordo, ovvero che un giorno, diciamo, Tano sposerà la figlia di Don Masino. Se non che, diciamo, e qui non mi sbottono più di tanto, diciamo, arrivano questi tre ragazzi dall'America e quindi il mio piano e queste nozze promesse saltano. Quando passi davanti alla tomba di tua madre, ci devi portare all'esperto. È uno dei miei personaggi soliti, molto potente, molto robusto, molto forte. Questo è abbastanza anche largo come personalità, un po' eccessivo. È uno che ha il potere, chiaramente. C'ha questi otto figli più delinquenti di lui, per cui dirige una fabbrica delinquenziale. Ecco. È molto divertente, è ironico, è caustico, è adrenalinico, è un po' western e io mi sono divertito tantissimo a farlo, gli attori si sono divertiti a interpretarlo e questa cosa si legge nella pellicola. E quindi, e poi credo che questo film faccia bene alla salute. Chama